Quando mi hanno informato di questo riconoscimento, l'ho preso molto alla leggera, come prendo io spesso le cose. E invece è stato molto piacevole vedere tutta l'accoglienza e vedere l'importanza e la serietà e l'importanza in questo sentimento e in questo riconoscimento. Quindi sono molto contento di aver vissuto questo pomeriggio. Ecco. Dopo il secondo posto al campionato del mondo dell'anno scorso era difficile attirare ancora più attenzione se non vincendo il campionato mondiale, invece ce l'hai fatta lo stesso, prima l'infortunio e adesso questo cambio addirittura in corsa, è proprio il caso di dirlo, verso la Yamaha ufficiale. Sì. Dopo l'anno scorso sapevamo che sarebbe stato molto difficile quest'anno, specialmente con la condizione tecnica che vivevamo, ma sì, durante l'anno c'è stato questo infortunio e mi sono fermato e il team risalirò su una moto ufficiale senza praticamente aver corso. E sono contento di questo raggiungimento sportivo, sono contento, sono grato a Yamaha per questa opportunità sicuramente, sono grato al team Petronas per l'opportunità che mi ha dato negli scorsi 2 anni e mi sto impegnando molto per riuscire a recuperare il prima possibile da questo infortunio e tornare al 100% e dare il massimo sopra la Yamaha ufficiale. Sappiamo che sei proprio pronto per andare in palestra, il ginocchio è ben protetto, l'appuntamento è per il 18-19. Sì, ci siamo dati questo obiettivo che è quello di correre a Misano e ce la sto mettendo tutta. È dura, ma ci sono miglioramenti incoraggianti in vista di Misano, quindi spero di farcela.